Buongiorno, desidero ringraziare tutti quanti voi per essere presenti a questa presentazione della 54ª edizione del Festival di Stresa. Per quel che riguarda le risorse disponibili, noi abbiamo mantenuto assolutamente intatto quello che è l'investimento su questa manifestazione culturale. Una manifestazione importantissima non solo per il territorio verbano, ma direi per il nostro paese, perché è uno dei punti di eccellenza di questo, nel campo della musica. La regione Piemonte, nonostante diciamo le acque agitate di questo anno, continua a credere fortemente in questa manifestazione non come promozione del territorio, ma soprattutto devo dire per la sua qualità artistica e perché comunque valorizza uno dei nostri migliori talenti, Gianandrea Roseda. Una punta di trepidazione, ma anche un po' di orgoglio vedere che ci sono tante persone che amano festival, istituzioni, banche, fondazioni, privati. Questo significa che il festival ha fatto breccia nel cuore delle persone. La linea conduttrice del festival quest'anno si riassume in una parola: open, apertura. Apertura contro le chiusure, abbracciare invece di respingere, accogliere invece di mandare via. Ecco, secondo me usare le parole dei grandi compositori che hanno affrontato queste difficoltà nella loro vita e l'hanno superata attraverso l'arte, attraverso la voglia di comunicare, attraverso la voglia di entrare in contatto con gli altri invece che rinchiudersi in loro stessi, ancora oggi è un esempio che noi dobbiamo seguire, proprio utilizzando le grandi parole, le grandi musiche di questi grandi artisti, di questi grandi compositori. Quindi venite al festival perché questo è l'obiettivo, a parte di avere dei solisti strepitosi. E perché invito questi solisti? Perché hanno un po' questa mentalità. Perché non inviti quel solista? È famosissimo, sì, è famosissimo, però ha perso interesse, sta diventando routine. Per cui tutti quelli che vedete qua abbracciano con me questa, non è questa passione, questa voglia di andare a fondo mettendosi in gioco e rischiando di proprio. Quindi venite e vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie.